Ci battiamo anche perché viviamo in un tempo, o forse lo è sempre stato, non lo sappiamo perché ora c'è la massima comunicazione, però non si sa, forse è sempre stato perché la donna è sempre stata per concezione ritenuta inferiore all'uomo in qualche modo. Quindi la donna, come la giornalista che ha subito quel colpetto sulle chiappe, come la giornalista che ha subito quel colpetto sulle chiappe, e naturalmente viene visto da molti uomini come che vuoi che sia, che sarà mai, no? Perché c'è questa concezione da parte dell'uomo che la donna è un oggetto fatto per lui. Quindi, che cosa possiamo dire? Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che c'è una bella fetta di donne che con il fatto che appena si vedono una rughetta vanno subito dal chirurgo estetico, o se si vedono un filino di grasso devono correre alla dieta, oppure se gli manca un po' di capelli devono ricorrere subito alla parrucca, all'extension perché vogliono i capelli più lunghi per essere più belle, no? Allora, questo essere bamboline, cioè cercare di curare in tutti i modi il nostro aspetto fisico eccessivamente, moltiplica la concezione di bambolina. Quindi, avete mai visto Volevo dire, avete mai visto una donna calva condurre un programma televisivo? No. Però avete visto condurre un programma da un uomo calvo? Sì, un uomo calvo, ci sono tanti uomini calvi che conducono programmi. Quindi una donna calva non si presenta in televisione, ovviamente. E perché? Ma nemmeno fuori troviamo una donna calva, perché se trovi una donna calva, viene in qualche modo vista come indecente. Quindi, oppure con questi problemi ai capelli, no? Ma c'è questa pubblicità. Continue pubblicità sulle parrucchette per le donne. Comunque, torno a dire che la concezione della donna, anche per la donna stessa, anche per noi stesse, abbiamo un giudizio su noi stesse che è radicato nel giudizio come quello degli uomini verso le donne. Ce l'abbiamo anche noi radicato in noi stessi. Perché? Perché dobbiamo presentarci fuori in un certo modo sia per noi stessi che per gli altri. Comunque, quando un uomo è calvo, a volte si dice: oh, è cool, no, o ganzo, no, cioè un uomo calvo può essere anche un bell'uomo. Ma se pensiamo alla donna calva, viene subito un giudizio negativo. Quindi interroghiamoci, noi donne dobbiamo interrogarci. Perché molto spesso il problema è anche in noi stesse. Perché se no questa battaglia andrebbe vinta in un altro modo, non andando a farsi ritocchi, andando a rimettersi i capelli, a rimettersi la parrucchetta, ma lottiamo per essere quello che siamo. L'uomo non si trucca, l'uomo non si agghinda, non si mette il tacco 12. Non è che noi dobbiamo vestirci da uomo, ovviamente, però dobbiamo far valere quello che siamo, non diventare quello che non siamo. Che poi la donna non capisce, noi in fondo, io generalizzo, la donna non capisce che il tempo passa, che la bellezza passa, anche le donne, le star, quelle che sono rifatte
tutte stanno cadendo a pezzi e sono ancora peggio di prima. Quindi, se la donna continua a rifarsi, continua per questa strada che è sbagliata, ma deve lottare in un altro modo, portando se stessa così com'è, senza mettersi i fiocchi, ma essere donna. La donna che non ha bisogno di mettersi i fiocchettini per essere accettata, perché quando sarà vecchia verrà scartata perché non è più nel canone della bellezza. Una donna è una donna a 20, a 30, a 50, a 60, a 70, a 80 e a 90 e oltre, se va oltre. Rimane una donna come un uomo, ma ci sono uomini che hanno 70, 80, 90 anni e che, anche se gli mancano i capelli, anche se hanno le rughe, sono uomini che sono accettati per la loro presenza così com'è. Ma una donna, quando comincia a passare 70, 80, 80, 90, viene vista in un altro modo, come un rottame. Questa è la concezione. Quindi domandiamoci dove sta il problema. Sta dentro anche di noi. Quindi forse stiamo sbagliando percorso, non lo so.